Agli albori del XVI secolo i conquistadores del vecchio continente persero la testa nelle Americhe alla ricerca della leggendaria Eldorado. Da allora la febbre dell'oro non ha più abbandonato gli uomini e ancora oggi intorno al metallo giallo girano la maggior parte degli interessi e forse anche la salvezza degli stati. Perciò, mentre le banche si interrogano sulla necessità di vendere o meno le proprie riserve auree per salvare i rispettivi paesi di appartenenza, l'oro comincia a far tendenza sulle passerelle e anche sui red carpet, i quali, anzi, diventano veramente gold, come è successo ad Hudson River per il lancio della linea H&M disegnata da Versace. Sono i tempi dell'oro, in tutti i sensi, non più relegato a colore natalizio, il prezioso giallo spopola tra dive e star di tutto il mondo, con abiti, scarpe e accessori, anche per la prossima estate. Sono già molte le grandi firme della moda vittime della febbre dell'oro, da Gucci, che ha rivisitato gli abiti cabaret anni 30 in vero gold style, a Cavalli, che decide di accostare alla luce dorata un dark side nero dipingendo un'atmosfera un po' più decadente. Poi ci sono Pucci, Max Mara e ovviamente Donatella Versace, che per H&M rivede in una versione economica la famosa maglia di metallo dorata ideata da Gianni Versace. Ma come al solito sono i dettagli a fare la differenza, perciò vi rivelerò un segreto per essere veramente in. Sarà il tacco delle scarpe a fare di voi delle vere e proprie dive, quindi non c'è tempo da perdere, partite anche voi alla ricerca del gold style.